tempo migliore strappato da parte di Simone Viola, ore 97.195 ad Alessio Fiorino. Subito dopo si migliora anche il pilota Williams di Lecce 97, 1.29.380, solo 11 millesimi dietro a Re quando mancano poco meno di 10 secondi al termine di questa sessione. Alessio Fiorino si è ritirato ai box perché non ha fatto in tempo a rilanciarsi per il suo ultimo tentativo, quindi scalzato dalla pole che aveva fatto registrare nei primissimi minuti di questa qualifica. Il l'esordiente in casa Alfa Romeo, dovremmo trovare sul traguardo per primo una delle due Aston Martin. Il ritiro per Andrex, anche sui box, per la verità fa bene per stressare il gioco, però nei campionati ciò non verrà ammesso, il ritiro ai box. Andiamo a cercare il Tia Prince perché dovrebbe essere il primo che fa anche registrare la migliore prestazione nel T2. Oh mamma, succedono cose. Intanto Andrea Lungagnini che cerca la sua personale migliore prestazione. Ok, in questo momento risultiamo live, quindi non dovremmo avere, speriamo di non avere altre difficoltà. Sul traguardo intanto il Tia Prince per un 30 medio, okay, 30... ce l'ho fatta ragazzi, riesco a vedere la live anch'io finalmente dal computer dopo anni di tentativi. Bene, è già un passo avanti. Quindi ricapitoliamo un attimo appunto che cosa sta succedendo, giustamente, perché allora, quindi abbiamo addirittura Re 97195 con 29.0, quindi 3 decimi di vantaggio su di Lecce 97, però abbiamo poi Alessio Fiorino che invece ha quasi 2 decimi di distacco dallo stesso punto di Lecce. Poi abbiamo da Andrex fino a Paolo 2.553 in 1.30, tutti racchiusi. E poi abbiamo gli ultimi qua, i penultimi 3 in 1.31, e mentre invece l'ultimo in 1.32. Quindi si sono un po' delineate, diciamo, i pacchetti di mischia e le lotte per queste posizioni di partenza, però ovviamente la gara è totalmente diversa sicuramente. E gomma, sono tutti con gomma rossa? Immagino di sì, vado a dare uno sguardo, sì, tutti quanti con la rossa, okay. Hanno fatto una migliore prestazione. Una migliore prestazione nella stagione è stato 1.29.321, quindi è la prima volta che con un po' di allenamento, un po' di olio di gomito su questo Formula 2021 andiamo sotto ad un tempo della passata stagione. Per carità, è ancora pre-season, sono ancora allenamenti, tutto questo, però l'anno scorso la mia pole position fu fatta registrare da Mike in Master League in 1.29.321, siamo sotto abbondantemente, anzi non abbondantemente, di precisi 3 decimi. Tre decimi, esatto, 300 millesimi precisi. È stato un peccato non avere l'anno scorso in effetti il confronto tra Re e Miche, però questo è un altro discorso. Intanto va che bello il numero 89 sull'Alfa Tauri di Andrea Longagnani, bravo. È tutto felice. Allora, le ho provate tutte, mi mancava questa. E poi dicono ma le vetture sono diverse, a me sembra uguale, vado piano comunque. No. Io onestamente, lasciatemi esprimere il mio parere, per quanto io non sia un pilota, però vedo che comunque le vetture sono molto sottosterzanti. Sì, questo assolutamente è il dato chiave, insomma, di questa stagione che andrà a caratterizzare un po' esatto. Il resto dell'andata. Però, insomma, sui social, sui canali dei vari piloti stanno iniziando a sbucare i primi hot lap, le migliori prestazioni durante gli allenamenti, tant'è che Gianluca Occo aveva già fatto registrare un 29.3 negli allenamenti, quindi sembrava che questa pista allineasse molto le prestazioni rispetto all'anno scorso, e già sta venendo fuori il come bisogna guidarle, molto precisi, calmi, non esagerare, forse bisogna portare più velocità in curva rispetto all'anno scorso, forse. E magari sì, ci resta un po' di sfruttare. Però mi ricordo che ho letto che appunto F1 2019 le monoposto erano molto sottosterzanti, quindi probabilmente si può essere tornati a 2 anni fa, quindi facendo un passo indietro, sperando che però il difetto venga poi aggiornato, cioè che venga poi risolto con degli aggiornamenti. Speriamo che sarà così. Vedremo assolutamente poi. Cioè, è una mia impressione, poi non è detto che sia così, è solo una mia impressione. Poi no, secondo me poi i campionati partiranno tra circa 2 mesi, quindi ci sarà tempo ancora per capire nel migliore dei modi il gioco, ma insomma, piloti allora, sono sempre ecco i primi. Ecco che ci siamo, 5, giro 4, di è sempre il giro di formazione, cara. Ah, non ce la farò mai a imparare il giro di formazione, non ce la farò mai. È essenziale. Mai. Non ce la farò mai, mai, non lo imparerò mai, ragazzi, perché non ci sono abituato. Io lo odio il giro di formazione. Ma no, dai, puoi dare uno sguardo alle gomme di giro di formazione, ma che bello. Oh, che bello. Quindi abbiamo i penultimi 3 con una gomma media, quindi gomma gialla C2, mentre invece gli altri con la C1, no, con la C3, scusate, che è quella rossa.
E poi la C1 la più dura, Pirelli, la C2 la media, la C3 la rossa, quindi... qui sono C4, C3, C2. C4 la soft, C3 la media, C2 la hard. Ho scelto... Ma quante cavolo di gomme ci sono? Ci sto capendo più. Ci sono 5C. Più si va verso l'alto, più sono 3, dure. Hanno copiato la Citroën. No, per ogni gara poi ovviamente vengono portate 3C. Però nell'otto generale ci sono 5C. Ah, ok, sono rimasto alle gare, scusate. Comunque io perché sono rimasto ai compound delle gare, non a quelli... delle qualifiche, scusate. Ah, ma tanto comunque la chiameremo la rossa, appena la vedi la chiami super soft lo stesso, non ti viene di dire soft. Ah, vabbè. Siamo che abituati poi era... che poi 4 anni fa esisteva addirittura l'hyper soft, quindi sì. Gomma da ridate estrema. C'è l'arcobaleno hashtag. Ma in realtà poi non vengono utilizzate in Formula 1, perché in altre categorie, ad esempio nel CVM esiste anche, cioè viene utilizzata ancora la Super Soft, perché Pirelli sponsorizza Simone Fagioli, che a livello di europeo nelle cronoscalate è uno dei più grandi, Simone Fagioli, certo, sì. A livello europeo lui tante volte utilizza. Ho un appunto anche da fare, perché il papà della ex moglie di mio cugino, lui lavorava in Osel, faceva le carrozzerie in Vietro Resina, e quindi ha fatto anche la carrozzeria per Fagioli. Pensavo facesse la Robiola, abbiate pazienza. No. La Osella è stata anche un'ex scuderia di Formula 1 fino anche, all'83, sì. Mi sembra 84. Alle fattorie. Va bene, ci siamo con i piloti, si stanno andando a posizionare in griglia. Teseba, occhio lì davanti al solito prima fila, Re di Lecce, tutta marchiata Master League, poi due sortienti, Alessio Fiorino ed Andrax 93. 93, poi Patrick Speri, il Dia Prince, poi Kaiser Matt, Daniele Play, Sdem, Paolo, Gian Lococu, Advance Apple, Dr. Long e Matt Gian Lococu. Sì, prima fila, ragazzi. Fa strano, fa molto strano vedere una Williams in prima fila. Almeno dal mio punto di vista. Ed ecco che ci siamo, via, partono le vetture. Partire in anticipo intanto Paolo, quindi dovrà scontare un drive through. Ruota subito tra di Lecce e Re. Ottimo rilascio della frizione da parte di Luigi Lecce con la Williams, va a guidare il gruppone, si infila per un momento Re nella scia, anche Alessio Fiorino cerca un varco. Vediamo se ci prova nel sorpasso, vediamo se ci prova, attenzione, si mette all'esterno, ah, non gli riesce, però si accode, quindi di Lecce in questo momento è primo. Anche è stato un po' di bagarre tra le due Ferrari, tra Daniele Pei e Gianluca Occu, però si è risolto con calma. Daniele Pei, Garibaldino. Intanto vediamo anche appunto una... un po' un mezzo lungo di Sdem che ha provato ha bloccato le ruote proprio per evitare un contatto, mentre adesso abbiamo qua, attenzione, una specie di sorpasso, un pacchetto di mischie di Advance Apple con la Alfa Tauri, sì, perché ok, sì, non so, pensavo fosse un'altra macchina, e poi dietro abbiamo la macchina della Colgate, che io lo chiamo così, la macchina dell'Alpine, perché sembra il dentifricio della Colgate, no, della, non della Colgate, dell'Acqua Fresh, scusate, è uguale, quindi insomma, vabbè, a parte questi dettagli, fa strano appunto vedere una Williams prima, fa molto strano. Ma prestazioni pari. Grazie Gianlo Cocco. Poi con questa livrea il buon De Lecce riporta in alto il marchio Rothmans, ecco, almeno per le sfumature la ricorda molto la... Che bello. Oh mamma. Succedono cose intanto per Andrea Lunghini. Ah, testa coda di Sdem, è andato ad impattare contro le barriere. Matti Puzzo che si infila un po' di ghosting danno alla virtual safety car, intanto per rimuovere i detriti della danneggiata da parte di Sdem. Segnano una davvero splendida manovra da parte di Paolo nel corso del primo giro a curva 6, se non vado errato, perché ne ha approfittato Advance Apple per andare all'interno dei due piloti che aveva davanti, che stavano battagliando. Paolo ha parzializzato, ha incrociato, è uscito più forte, ha fatto davvero un bel doppio sorpasso il pilota Investi As Vici. Lo sapete che si può mettere magra durante le safety car? Sì, questo sì. Ah, non lo sapevo, ok, una cosa in più che non so, perché io non ho capito nulla di quello che succede con i carburanti. Se mi illuminate mi fate un piacere. Comunque, praticamente non puoi cambiare primo, non puoi cambiare i carburanti. Ah, ok, no, perché non ho capito che poi se mi dici che con la safety car puoi variare la miscela, mentre invece in gara so che non puoi farlo, quindi non è che ci ho capito molto, onestamente. Beh sì, essenzialmente c'è la mappatura unica da quando inizi il tuo giro veloce in qualifica. Intanto termina adesso il regime di Virtual Safety Car, nessuno dei ragazzi prende drive-thru, quindi bravi ragazzi ad essersi abituati al Delta che di colpo scompare, insomma ha creato diverse difficoltà nel primo approccio al Delta gioco. Così debotto. Intanto abbiamo anche una specie di Federica Masolin tra di noi intrufolata, e che ci può anche stare, è una cosa molto carina.
Però ragazzi, sbaglio, la classifica sta andando un sì, po' sì, a caso? Sì, i primi due senso... giri è sempre... Se leggevi fino a poco fa eravamo al giro, diceva che eravamo al terzo giro di 27, invece siamo appunto nel corso del secondo. Nei primi due o tre giri la classifica sbarellano un poco, specie se i piloti si fermano ai box per riparare danni. Intanto vedo delle difficoltà tra le due Aston Martin, non so tra Patrick e Tia chi vuole tirare il colpo e cercare di riprendere questo mezzo secondo per stare sotto al secondo e azionare il DRS. Da questo giro si può azionare Paolo, intanto però abbiamo anche Daniele Blake che comunque ha 4 decimi dal Tia Prince, quindi no, adesso ha 7-8 comunque sotto il secondo per azionare il DRS, quindi potrebbe tentare il sorpasso, vediamo se ci prova. È un po' distante, un po' di elastico, sì. Un po' distante. Sì, sono sì, separati sì, anche i primi 4 in due gruppetti da 2. Ah sì, è vero. Adesso che guardo i tempi, sì. Comunque non so perché Andrex 93 meno 1 minuto e 37, così dal nulla. Vabbè, va bene, andiamo pure sotto lo zero di tempo, vabbè, mi sembra anche giusto. Una lobby, ma dico, devo dire che come la lobby interpreta i tempi mi sembra che lo faccia anche molto efficacemente, sì, molto realisticamente. Devo dire che rispetto a sì, quello che sto vedendo online nel multiplayer per ora ha funzionato abbastanza bene, diciamo che ci ha permesso di chiudere le gare, iniziarle un po' difficile ma chiuderle almeno ce l'ho fatto fare, sto vedendo cose esplodere un po' in tutto il web, quindi poteva andare. Cosa vuol dire meno 1 minuto e 32, quant'è? Cosa vuol dire meno? Ma magari facendo il conto bisogna vedere in quanto stanno girando, perché 1.33.026, magari aggiungendoci quel secondo che lo separa da Alessio Fiorino, quel secondo e mezzo lo separa da Re, forse arriviamo al giro che sta chiudendo di legge, 1.35, vediamo quanto gira adesso di legge, magari adesso, risolviamo sì, i bug. Non capisco così questa cosa, mano, perché sul 20 ad esempio non l'ho mai vista sta cosa del tempo intero che appare così, non capisco infatti cosa sia, vabbè. Si buggava la classifica dei primi due giri, ma non così tanto, ecco, si sono impegnati, e questo è da apprezzare. Diciamo che i nostri spettatori non sono proprio felici di sapere che la classifica si è buggata, quindi... Attenzione, Re, al terzo 1.34, giro più veloce. Dal terzo giro comunque si sistema tutto e adesso i distacchi sono veri. Ci provo sì, su Re? No, sì, si fa vedere. Intanto vediamo Tia Prince su Patrick Speri, come hai detto, appunto, come hai detto prima, le due Aston Martin che stanno provando forse ad andare in lotta. Potrebbe essere, come no, però abbiamo anche Daniele Play, quindi c'è questo terzetto da seguire appunto per vedere che cosa potrebbe succedere. Attenzione, Sdem su Gianluca Cocu per il dodicesimo posto. Un vai vai con la manina, forse Gianluca qualche danno all'ala, magari prova ad accodarsi a Sdem, ma su un social race magari anche studiare in qualche modo, mettersi in situazioni di difficoltà, vedere che hai un danno all'ala, ok, proviamo a vedere fin quanto tiene l'ala o alle pance, perché insomma nei primi giri io non metto in dubbio che sì, perché quest'anno i danni sono stati implementati anche all'ala posteriore, al fondo e ai lati, quindi quest'anno i danni sono molto più magagnosi rispetto al 20 e ai precedenti capitoli. Re va dentro su di legge facile con il DRS, svernicia la Williams sì, sale in prima posizione momentaneo, abbiamo motore Mercedes contro motore Mercedes anche se prestazioni pari, però è bene ricordarlo, quindi ma l'ultimo Williams che sta battagliando con una Mercedes non è finita bene, no? Ah giusto, sì, non Imola 2022 c'è, quindi va bene, lasciamo lì quelle cose, pensiamo alla nostra di gara. Tanto abbiamo appunto Tia Prince su Patrick Speri, che quindi sobalto, come dicevi tu, le due Aston Martin, giusto? Saltato completamente tutta la vettura. Tanto Torre 971951 32.6, giusto, sì, mi ha detto, quindi un bel giro anche veloce, bello, bello tosto. Quindi il Re sta dettando il passo anche lui, quindi insomma, abbiamo una bella lotta proprio fra i primi due anche a suon di giri veloci, perché hanno fatto già un giro veloce a testa, quindi anche questo è molto interessante in prospettiva proprio di questa gara. Tra qualche giro Daniele Play, vediamo se tenta il sorpasso sul Tia Prince, perché siamo in questo curvone in appoggio a destra, vediamo se ci prova. Potrebbe, perché appunto Tia Prince è andato largo, quindi potrebbe anche tentare un sorpasso più avanti, approfittare di questo errore. Probabilmente aspetta la zona di DRS più comodo. Tra qualche giro, 4 5, oh, credo errore di Re, perché ha perso la testa coda di Re, mannaggia. Anche il rientro in pista un po' ottimistico, peccato, però fortunatamente con il ghosting nessun problema. Spiace. Testa coda, curva abbastanza tipica perché si porta tanta velocità verso l'esterno, il panettone lì avvicino. Esatto, sì. Lì era già detto anche nel T1. C'è un testa coda, anche nell'altra Mercedes, si sono girate insieme. Matti Puzzo, completamente demolita la sua ala anteriore. Oh, tanto andiamo su Daniele Play, vediamo se sta
crescendo nel suo intento di cercare di sorpassare, perché lo vedo che è vicinissimo a 2,6, quindi sempre più lì c'è questo quartetto, perché va da Andrex fino a Daniele Play con Kaiser Matte, che non è tanto distante ma è un pochetto più distante, diciamo, però quindi c'è questo quartetto da Andrex a Daniele Play, quindi questi quattro che sono in battaglia, però principalmente tutti, Daniele Play con Tia Prince. Dal terzo fino ad Advance Apple, che è il primo dei piloti con la condomenia, sono tutti sotto al secondo. Per Advance Apple sarà fondamentale sì. un'eventuale lotta tra questi piloti. Intanto Ray anche perché poi Tia Prince ha la scia del suo compagno di squadra, quindi per Daniele Play non sarà facile sorpassare proprio per questo. Però attenzione che tenta, azzarda di farsi vedere, ma sta fermo lì. Non so se Daniele Play ci prova adesso, non è curvone, no, neanche, no. Sta aspettando il momento opportuno, ma non riesce a trovare, ad approfittare di una situazione eventuale che potrebbe esserci, perché per ora lo vedo che un attimo fermo già da uno o due giri dietro per Tia Prince, quindi per ora è lì, però insomma. Uscito male Kaiser, prova ad andare subito all'interno. Advance Apple, prime sofferenze, segni di cedimento per la gomma soft, e Advance con la media ne approfitta per salire in ottava posizione. Sì. Tutto questo gruppo che porta fino al podio deve stare attento alla strategia di Advance Apple. La gomma media è in Russia, per quello che mi ricordo le gare vere della Russia, che le ho seguite poco, perché a me la Russia è un circuito che odio parecchio, mi ricordo che la media è una gomma cara. Soltanto attenzione, viene play sul Tia Prince che ci prova assolutamente all'esterno, ma non è detto che ci riesca, e invece no, non ci riesce, attenzione, perché la traiettoria va a vantaggio del Tia Prince, però... Bello il coraggio, molto apprezzato di Neplay che ci prova, perché in effetti in due o tre giri che è fermo lì, quindi ci sta provando sicuramente. Bravi entrambi, sì, a cedersi i giusti spazi, ecco. Esatto. Comunque dicevo, il sottoscritto ovviamente odia la pista della Russia, non è una pista che ho mai capito molto e mai digerito molto, perché è una pista molto strana. Poi metà la mia pista preferita è Spa, uno, quindi... occhio Seba, che se arrivano in tre qua io ho paura, ma perché non scia tutti e non tutti e tre, ma tutti e due dietro a Tia Prince, non scia tutti e due. Daniele Play ci prova all'interno, si toccano e quindi Daniele Play molla il colpo, ne approfitta Re che sorpassa Daniele Play, che perde quindi una posizione, ma addirittura Tia Prince ne perde un'altra, perché anche Re sorpassa addirittura Tia Prince, quindi recupera due posizioni. Attenzione, si tocca in maniera violenta con tanto anche di scintille, quindi con comunque Re che ne approfitta e ne sorpassa ben due in un colpo solo. Sta diventando un incubo il Tia Prince per Daniele Play, perché strenua resistenza, ha forzato. Era bravi ragazzi a scartarlo, addirittura fra la situazione per noi. Abbiamo sentito in diretta Daniele Play, se mi senti in live non ti ho portato sfiga, ti voglio bene, ricordatelo. Sei un gran pilota, però non volevo portarti sfiga, perché solo che lo so passarsi. Daniele! Si gira di nuovo. Adesso le gomme sono riscaldate. Gomme calde. Sono impietose. Allora si smuove la situazione. Nel corso, tra l'altro, di curva 3 abbiamo anche visto il primo doppiaggio. Era Matti Puzzo che si è fatto da parte, lì davanti continua a guidare di legge nei confronti della Settore 3 con bandiera gialla, quindi sarà Daniele Play che ci sarà probabilmente. O forse anche Matti, lo vediamo adesso con il ghost attivo che si sta lasciando doppiare da vari piloti. E distacco tra di legge e Alessio Fiorino più o meno sui due decimi al giro, ecco, in favore del pilota. Le uniche lotte sono fra Kaiser, Advance Apple e poi tra Patrick Speri e Andrex e anche Re e Patrick Speri, perché poi Advance Apple e Tia Prince, perché sono comunque lì. Quindi ci sono questi terzetti da seguire, queste coppie. Oh, resiste Speri, costretto a tagliare la 2, però resiste. Taglia, attenzione. Rischiando di fare la fine di Sainz l'anno scorso, che si schiantò proprio in quella posizione, andando poi a muro, quindi attenzione anche a eventuali errori del genere, che sono brutti. Vox intanto Daniele Play, tra l'altro ne approfittiamo anche per segnalare chi ha mutato cosa dopo la sosta, ovvero Slam e Gianluca Gogo, si erano fermati ai primi giri, sono passati dalla soft alla media. Daniele Play anche lui passa sulla gomma media, Arden invece per Matti Puzzo, però purtroppo già doppiato da tutto il gruppo. Comunque una gara di esperienza, non so chilometri, possa rendere, quindi, perché la gomma hard non è che sia così consigliata. Di solito il 50% si tende a fare una singola sosta, visto che ci sono pochi giri per recuperare i due pit stop, quindi spesso la soft hard è la strategia più blasonata. Intanto il Tia Prince è andato a essere sorpassato da parte di Advance Apple, quindi la soft proprio sta crollando, ecco, di schianto nei confronti della media, e arrivare a questo punto a mettere una hard si arriva alla fine senza troppe difficoltà, ma con qualche timore, bisogna vedere il passo che si ha con l'hard, perché il passo con l'hard non è
non è il massimo, quindi bisogna vedere chi è ritiro per Sperry all'ultima curva in trazione verso la vettura, ma e safety car, mi sa che Long era appena passato davanti ai box. Ragazzi, la prima safety car, io 2-3 giri fa volevo dire non abbiamo ancora visto una safety car, era meglio che non lo è meglio che non l'ho detto, perché in effetti secondo me mi ha letto nel pensiero videogioco, ha detto ma sì, accontentiamo Sebastiano che così facciamo entrare una safety car, no? Giustamente. Ne approfittano per tornare in box allora Paolo, Stem, Gianluca Cu, probabilmente anche Daniele Play, Matti Puzzo, purtroppo non credo si potrà stoppiare, vediamo, anche questo è un test del gioco, se permette ai piloti di stoppiarsi senza rompersi ovviamente. Peccato perdere Patrick Sperry, campione Prime su F1 2018, purtroppo all'ultima curva, un tratto che ha tratto in inganno molti piloti in realtà anche durante la qualifica. Gomma media intanto per Paolo, media anche per Slam, gomma media, sì, tanto hard. Gianluca Cocco ha contato l'hard, sì. Quindi Matti Puzzo e lui e Gianluca Cocco sono gli unici con l'hard. Non è una cosa che capisco molto sinceramente, però vedo un po' le strategie che adotta ogni sì. pilota, quindi, insomma. Considerando che adesso la safety car farà almeno 2-3 giri, una gomma media potrebbe arrivare fino in fondo, una 16 giri con lo scarico del carburante si possono fare, ecco. Davanti sicuramente si fermeranno e c'è da capire cosa fanno davanti, perché tanti piloti sono abituati con la strategia al 100%, quindi con un'usura più lunga, cioè meno pesante della gomma. Al 50 invece è tutto raddoppiato, la gomma e si usa più rapidamente. E proprio a proposito del fatto delle strategie in ottica 100% di gara, quindi distanza totale, una cosa molto importante è proprio anche il carico di carburante che tu vuoi mettere, perché non c'è più la gestione in gara di esso, quindi è anche, importante leggere la gara, essere bravi a leggerla proprio anche in vista del carico, perché magari metti, non so, 2 kg in più di benzina e quindi poi ti penalizza a livello prestazionale, quindi anche questo sicuramente è una cosa importante, è un fattore molto importante a tenere in considerazione. Intanto ti apri in 5 secondi in accelerazione nella corsa dei box, tutti quanti i box tranne Advance Apple con la media continua, credo media per tutti, non dovrebbe cambiare nulla per di legge, dovrebbe restare davanti ad Alessio Fiorino, sì, rimane quindi di legge secondo, terzo Alessio Fiorino, quarto Andrex e poi Re. Dopo il testa comunque si è destreggiato bene nel traffico. Il Tia Prince a sesta posizione, settimo Kaisermatt, ottavo di Erlong, Paolo ancora lontano, quindi Long dovrebbe mantenere la posizione. Daniele Blair è entrato in zona punti e decimo, grande. Sì, essenzialmente abbiamo fatto una gara sprint quei primi 10 giri, adesso facciamo una gara un po' più lunga, perché sono tutti sulla stessa gomma, fatta eccezione per Gianluca Cu e Matti Puzzo. Con Gianluca Cu e con il pilota Ferrari questa sera, del pilota Mercedes su gomma hard, ma credo che Gianluca Cu stia andando ai box a mettere anche lui la gomma media per sì, ma a me tocca rientrare e tanto deve fermarsi anche Advance Apple, poiché non ha ancora fatto la sua sosta e lì davanti con 9 giri di gomma media sarà un po' l'ago della bilancia per decidere la vittoria di questa social race, la terza su F1 2021, poiché insomma con la gomma così usurata sicuramente di legge Alessio Fiorino presseranno fin da subito per sopravanzarlo. Poi anche il Tia Prince, c'è da dire che è rimasto costante nella sua sesta posizione, perché sì, da quando è partito è praticamente sesto, quindi ha rischiato di essere un po', diciamo, braccato da suo compagno di squadra e da Daniele Play, ma non nulla di più, nulla di meno, quindi è rimasto costante. Ovviamente non portiamo di sfiga, poverino, che si toccherà le palle sentendoci, però è rimasto sesto, quindi... Tanto prova a sdoppiarsi Matti Puzzo, è riuscito a passare Advance Apple, passa anche la safety car, non ho fatto caso purtroppo della safety... Ah no, squalificato, ignora bandiera gialla, ah. Matti Puzzo. E... squalificato dalla sessione, sì, purtroppo per il sorpasso. Ah, per il sorpasso sulla safety car, però la safety car non ho capito perché era rallentato così tanto. Raffa! Dica! Sblocco un ricordo. Dici tutto. Ecco dica, cosa mi no, mo guarda. Fa le burle, Andrea Lomignani. Torna in box. Pian pianino. Vediamo se è rallentato. No, ah no, ok. L'anno scorso addirittura arrivava ai 30 orari. E il bot nel rallentare. Non ho capito. Vuoi fare come Di Grassi che si è girato in corsia box con la Marussia? No, non ho capito. Raffa lo capirà. Raffa lo capirà. Ah, ok, no, ok. Ma è solo intermedio? No, la bianca sulla bianca, sulla bianchissima Alfa Tauri. Gomma hard per Andrea Lomignani. Adesso spiegaci che cosa sarebbe. E mo che succede? Non devo la Stati Uniti 2019. Ecco fatto, volata. Okay, mi devo vediamo quel che succede gara, lì davanti, perché potrebbe esplodere tutto, in effetti, visto che il gruppo è selvaggio per le prime posizioni.
essenzialmente i primi 6 piloti sono tutti esplosi nel corso dei due giri, poi volevano tutti battagliare per la vittoria, e visto che una safety car negli ultimi giri aveva ricompattato il gruppo di colpo dopo la gara, a vedere che stasera vince il nostro Andrea Longagnani, stasera vince la gara, ma neanche se si girano tutti, perché mi giro pure io, secondo me ti giri, sì, esatto, pure tu, però magari vinci, che ne sai, ecco, stasera ci celebriamo. Comunque sotto safety car è girato più forte di Gianluca, perché non ti è passato. Notevole. Beh, ragazzi, comunque c'è da dire che la gara di stasera è una gara prevalentemente di lotta per dalla terza alla sesta, settima posizione. Quindi poi il primo e il secondo si lottano, ma non così sorpassandosi così tanto. Più sul cronometro. È interessante. Così. È interessante dalla terza alla sesta, settima posizione. Quindi. Li vedo molto caldi i piloti di stasera. Van Zeppel prende spazio dalla safety car, non è ancora arrivato il messaggio, eppure siamo passati, eccolo. Ma qui porca il che la safety car rientrerà ai box in questo giro. Allora prende spazio Van Zeppel, e come detto deve ancora fermarsi, lui è partito su questa gomma media e dovrà fare ovviamente la sua sosta, l'obbligo di mescolo, ovviamente potrà allungare per altri 6 giri più o meno e poi passare alla gomma soft, ma ha dietro un gruppo di 11 piloti con la gomma media nuova che vuole ovviamente riottenere le posizioni lì di vertice. Prende spazio Van Zeppel, rientra in box la safety car e quindi si riparte, ragazzi, con questi mastini da gara. Dai, forza ragazzi, fateci divertire, dai, è già molto vicino. Oh, di mamma. Oh, mamma, il nostro mamma del nostro Andrea Longagnani non fa presagire bene. Con attenzione di legge che si mette in scia già di Van Zeppel, quindi Van Zeppel, attenzione che ci ha svantaggiato fin dai primi momenti, con intanto il tentativo di sorpasso all'esterno di Van Zeppel, no, che si deve accodare, ma sicuramente ci riproverà, vediamo se ci riesce. E sì, ci prova all'interno del curvone in appoggio a destra, vediamo se ci riesce, attenzione all'interno, no, tutto il riesce. Gruppo, tutto il branco scalpitano. È estrema la resistenza di Van Zeppel. Però è uscito più forte qui di legge, eh? E va. Se ci riesce? No. Però è incrociato la traiettoria e si è accodato, quindi sta tranquillo lì. Con tensione intatta abbiamo anche Andrex su Alessio Fiorino, che poi vabbè, anche Re e il Tia Prince, che è un goccetto più distaccato, quindi abbiamo i primi 5 proprio attaccati, ma specialmente dal secondo al quinto. Dalla ripartenza testa coda prima per Paolo nelle prime curve, adesso per Gianluca Ocon, mentre si viaggiava verso il T2, lotta tra Alessio Fiorino e Andrex, i due esordienti dall'esterno. Andrex è contatto, ottimo il controllo da parte di Alessio Fiorino dopo la ruotata ricevuta, bravo nel riflesso Alessio. Bello. Fiorino prova più che a lanciarsi a difendersi nei confronti di Re. Bel sorpasso, sì, anche solo visto il ritardo su pitch, perché qualche secondo dopo mi arriva, sì, confermo che è stato un bellissimo sorpasso, sì, molto al limite ma molto pulito nel suo complesso. Intanto abbiamo Re su Alessio Fiorino, vediamo se ci prova, no, si fa solo vedere, quindi è uscito male, sì. Qui decisamente Alessio non è riuscito a prendere il punto di corda all'ultima curva. Allora abbiamo Re appunto Re si è avvicinato un sacco ad Alessio Fiorino, che sicuramente ci proverà. Attenzione, ruota per il sorpasso, attenzione, vediamo se ci riesce, se ce la potrebbe fare. E invece no, profonda la stacca da parte di Alessio Fiorino, un gruppo che adesso si sta scremando lì davanti, poiché credo che di legge stia dando tutto in questi giri per staccarsi dal gruppo. Infatti Van Zeppel è già fuori dal secondo, dal termine di questo giro si potrà tornare ad utilizzare il DRS. Intanto curioso il fatto che Van Zeppel ha recuperato ben 10 posizioni, però non so quanto durerà questo recupero, quindi finora sta tenendo un alpine, credo fosse stem da foto, il traverso, l'uscita dalla 8, bravo, e sta durando anche più del previsto personalmente Van Zeppel, me l'aspettavo più in crisi con le gomme, invece credo che potrà resistere altri 3 giri senza esagerare, perché da quando potrà essere azionato il DRS comunque i sorpassi arriveranno, forse arriva proprio il sorpasso a parte di Re su Alessio Fiorino, no, si fa solo vedere alla staccata della 13. Sarebbe curioso sapere se i piloti si stanno divertendo o qualcuno è nero perché non riesce a sorpassare un altro. Sarebbe curioso di sapere. Qualche pilota secondo me è mezzo fuori di testa perché magari non riesce a sorpassare l'altro, quindi è un castrato.
adesso si divertono, il DRS attivo. Allora Andrax su Advance Apple va all'interno senza troppi RS problemi. Fiorino, vediamo se ci riesce stavolta. Oh, finalmente sì, ci riesce. Ah, penalità non c'è, perché ci riesce, sì, perché ha chiuso, è andato largo, quindi si è rispettato, ecco, la cartellonistica imposta dalla direzione di gara su come rientrare in pista lì. Curva 3, Re comunque arrivava con più slancio, quindi ottiene la quarta posizione. Sono arrivati 3 secondi di priorità per Slam, ce ne sono 3 anche per Daniel Vane, se non vado errato 5 per 8 addirittura per il Tia Prince, 3 per limite della pista, 5 invece perché è entrato troppo forte all'ingresso della pit lane. Subito Re su Advance Apple, adesso il DRS dovrebbe farcela senza troppi problemi, vista la differenza, la giovinezza delle sue gomme medie nei confronti della stessa gomma banda gialla. Però puntata di Advance Apple che tenta di indicare gentilmente il muro a Re. Re si ritaglia lo spazio, va subito dentro anche Alessio Fiorino, invece no, desista all'ultimo. La correttezza a lasciare solo lo spazio è sicuramente una cosa fondamentale. Devo dire che ha fatto molto bene a prendersi spazio lui, ma lasciarlo anche per evitare un contatto, perché la curva poi ti porta anche verso sinistra, sì, dopo, quindi è facile invadere anche l'avversario che magari non vedi dietro. Diciamo l'ha invitato a leggere da vicino una cartellonistica sul muro, poi dopo, ok, prego, va di lei. Non... però hai visto che bello sponsor, l'hai letto? Attenzione, nuova bandiera gialla nel T3, credo, di nuovo Paolo. Re, un giro per un altro, un giro veloce con 1.32.8. E Re che va proprio al sorpasso di Andrax. Tanto Advance Apple, ovviamente, come abbiamo già detto prima, sta facendo fatica. Ecco, in difficoltà anche per Gianlucoku, visto la bandiera gialla, torna ai box. Non so se c'è pronta un'ala per lui, molto vicino ad Advance Apple adesso Fiorino. No, desiste adesso, vediamo se arriva il cambio dell'ala per Gianlucoku. No, forse c'è qualche danno alle pance, perché ho visto tante bandiere gialle sventolate quando il pilota della Ferrari perdeva posizione. A Prince, come hai detto bene tu prima, non si schioda dalla sesta posizione. Io resto qui, ma puoi vincere? Porto. No, io resto qui. Sì, esatto, lui piuttosto rimane lì, però almeno è costante nel rimanerci. Nonostante tutte le lotte, i casini, i box, eccetera, invece è rimasto proprio lì, fisso in sesta posizione. Quindi una bella costanza in essere rimasto in questa posizione da ormai 15 giri praticamente. Lo ye che abbiamo sentito è stato Andrea Lugagnani che l'ha girata. Purtroppo ci siamo persi questo testa e ci siamo persi anche il sorpasso di Alessio Fiorino nei confronti di Advance Apple, la staccata di curva 14 dopo la seconda zona di DRS. Adesso Advance Apple ovviamente nel gruppo soffre, viene spinto da dietro dal Tia Prince. Non è una gara in NASCAR, decide di tornare in box allora Advance Apple per togliersi da questo gruppo di piloti forse più selvaggi, ecco, che gli stava arrivando sotto, i compagni della Sport League. Sport League, però attenzione che appunto il Tia Prince potrebbe forse arrivare più del sesto posto, chi lo sa. Adesso è quinto, o vorrà perdere una posizione forse con Kaiser, dice. Non mi piace la quinta posizione, voglio arrivare sesto, tutti si impegnano oggi per farmi vincere. Invece lui si impegna per arrivare sesto, giusto. Andiamo alla sua costanza. Tanto il nostro Andrea Longagnani non credo che quel testa a coda gli abbia fatto sfuggire un'eventuale vittoria. Gli ha fatto sfuggire anche uno ielo, abbiamo sentito sottovoce tra sé. Penalità anche per Alessio Fiorino, 3 secondi anche per lui. E occhio perché lì davanti le cose adesso si complicano, perché siamo a 2 secondi 335 tra Di Legge e Re. Vediamo se adesso Re a pista libera sfida tutta marchiata Master League tra due piloti blasonati che hanno vinto tante gare nella categoria di punta della nostra community. Vediamo adesso, ad oggi preciso, con molta calma, ancora lontana, però ad oggi vediamo chi a pista libera riesce a guadagnare. Sì, perché ovviamente le social race sono una mezza idea, diciamo così, anche poi di vedere i valori in campo, sia ovviamente dei campioni e di chi lottava per i campionati negli anni passati, sia dei debuttanti come Andrex e l'altro debuttante, chi è più, non mi ricordo? Alessio Fiorino. Alessio Fiorino, esatto, quindi vedere anche il potenziale appunto dei debuttanti, quindi è anche un bel banco di prova. E quindi da quello che stiamo vedendo in questa social race, sia Andrex che Alessio Fiorino stanno dimostrando un bel talento sicuramente, molto molto forti comunque nel mondo, quindi complimenti anche a loro. Altro tra virgolette esordiente, Matti Puzzo, perché esordiente torna in pista dopo che aveva corso la Formula Open l'anno scorso, però lui è un po' come Filippo Michelin, un altro ragazzo che
tante difficoltà alla guida senza aiuti, cioè, le prime esperienze dispiace se è stato squalificato dal gioco per quel sorpasso, perché sono i chilometri importanti questi, chiudere le gare da morale anche se in ultima posizione, però arrivare al traguardo sapendo di aver corso senza aiuti in una, tra virgolette se vogliamo, sorta di elite, perché ce ne sono tanti anche dei campionati che permettono di utilizzare gli aiuti alla guida, di divertirsi anche in quel modo, e fa piacere comunque che Matti ci abbia riprovato le varie social race, la Formula Open, speriamo che possa provare gioia anche in quel modo. Advanced Apple intanto di nuovo ai box, aveva messo le hard, sì. No, mannaggia. Adesso poi ragazzi, io ho provato a guidare le monoposto, queste qua, ma anche quelle del 20 senza controllo di trazione, raga, complimenti se ci riuscite a guidarle, perché è veramente complicato. Cioè, poi quelle storiche, vabbè, ancora peggio, però già queste sono veramente degli animali, quindi complimenti a chi riesce a guidarle. Ecco, io guido col controllo di trazione medio, lo ammetto, quindi è già qualcosa. Ho già tolto il completo, quindi va bene. È un inizio, insomma, poi ecco, in un modo o nell'altro uno è felice che gli altri si divertano con lo stesso gioco, quindi assolutamente sì, nessun certo, problema sì. Sugli aiuti alla guida eccetera eccetera, purtroppo però ecco, a livello dei campionati puntiamo su questo, ecco, magari come marchio distintivo, però la guida completamente senza alcun tipo di aiuto, con quest'anno anche qualche variabile in più, perché il discorso della difficoltà nella gestione del carburante può essere elevato, c'è da sistemare il discorso meteo, perché tanti lo utilizzano preciso, così sai bene di preciso quando devi passare insomma alle gomme intermedie o slick eccetera eccetera, invece noi abbiamo puntato sull'approssimativo, così come era nelle passate stagioni più o meno, forse tra un po' arriva la pioggia anche per mettere quella variabile, perché poi quest'anno sono state aggiunte anche le quando si fanno le impostazioni di gara è stata aggiunta anche l'opzione tipo, non mi ricordo come si chiama, che ti fa le gare a caso, cioè ci sono molte più variabili, tipo magari ci sono piste bagnate che non ti aspetteresti. A me è capitato il Bahrain sulla pioggia, però vabbè, dettagli. Tanto grande sovrasterzo per Daniele Play ancora, sì. Molto sbarazzino per l'alfiere Ferrari questa un sera altro... tutti e due. Ah, Stem, anche Stem, altri 3 secondi di penalità. Stanno andando lunghi adesso, ragazzi. La penalità è una pista che invita molto. Così, con tutto questo asfalto attorno ai cortoli, si tende parecchio ad esagerare. Intanto, intanto un po' di lotta. Di legge a 3 secondi di penalità con un secondo e mezzo di stacco da Re. Quindi, chissà che non possa essere messa in dubbio la sua vittoria. Non avevo notato 3 secondi di penalità di legge. È strano, un pilota pulitissimo sotto questo punto di vista sui limiti del tracciato. Forse nel 2018, che è stato un capitolo un po' a parte per la sua stagione decisamente complicata, lì sì, aveva un po' esagerato sotto qualche punto di vista. L'anno scorso, nonostante la velocità e anche le presenze per motivi lavorativi non fossero la cosa più presente nella sua stagione, intanto presente Daniele Cocco, io sì, Gianlu Cocco, scusate, su Paolo è un mix. Sì, io Daniele, sono uscito Daniele Cocco, però succede ogni tanto. Rifiata longa per la staccata tirata a Paolo 25-53 con Gianlu Cocco, invece che sì, aveva appena sopravanzato anche lui Paolo, si è lanciato senza esitare troppo anche Dierlong. Perché qua comunque è facile prendersi le penalità, perché appunto la curva l'ultima del traguardo, magari tagli, ti pensi di tagliare il giusto, però magari tagli troppo e non te ne accorgi. Ma che è facile, è facile, è facile farlo. Si è girato un Aston Martin, il Tia Prince in curva 9-10. No, Tia Prince mi deludi, però così non si fa questo. Scivola ottavo, non bene, è lontano dalla sesta posizione, no. Tanto anche Longa sopravanzato Gianlu Cocco. Dove Andre? Se non disturbo. Curva 1. Bravo ragazzi. No, curva 2, perché la 1 purtroppo è quella sotto. Ah, no, proprio 1. Questo... Ah, proprio 1. Hai spostato il muretto. Oh, bravo, torna a continuare. Andre, ti grazie. Prego, non farti sorpassare. Voglio che arrivi in zona punti, dai. 41 secondi Gianlu alla vetta. Cocco. Gianlu Cocco Gianlu... non esiste. Vabbè, Gianlu Cocco, per lui è Gianlu Cocco. Vabbè, come i bambini, no, che non capiscono i nomi, Gianlu Cocco, vabbè. È Gianlu Cocco, va bene. Nuova pubblicità della Ferrero con il Raffaello sullo stecchino, il gelato a Raffaello, Gianlu Cocco. Gelato Raffaello Morga. Che peraltro è molto buono, peraltro è molto buono, quindi arriva un'altra cosa buona, la lotta per la prima posizione anche in pista, non solo per le penalità tra Di Legge e Re negli ultimi 7 giri, questa terza social race. Ma io direi a Di Legge di non di farsi sorpassare perché sa di avere la penalità, però
onestamente non so come. Vabbè, ma giallo cocco, no? Giallo, poi l'ha chiamato giallo. Vabbè, ma allora ditelo, ditelo che la safety car deve entrare quando io ho transitato. No, dai. Vabbè, dai, la rossa appena messa. Torna in box advance apple, ritiro anche per Gianluca Ocu. Ma ragazzi, scusate, quante soste avete già fatto? Tu, Andre, quante ne hai già fatte? Tre o quattro. Tre soste per quattro, ma tanto, figurati. Tutti una sosta, tranne Sdem, Paolo e l'advance apple ne hanno fatte due. Tre per Long, tre diventano anche per advance apple. Che va sulla rossa. Siete quelli che avete fatto più soste, un bel record. Ma in Alfa Tauri ci piace fermarci ai box. Vi piace azzardare, vi piace. Ci piace fermarci ai box perché ci danno il panino con la mortazza. È anche un po' di patata, magari, se c'è. Ardo ha scelto lì davanti, si ferma Re, prosegue invece di Lecce. E questa è una mossa che credo getti alle ortiche anche il podio per di Lecce. Prosegue invece anche Andrex. E allora invece no, non è che va alle ortiche il podio. Si ferma invece da Stefano Fiorino. Uno sì, uno no. Kaiser per. Allora no. Kaiser doveva continuare, invece si ferma per mantenere l'ordine. Daniele Pea invece prosegue. E sarà una ripartenza davvero complicata. Slam torna in box, ma prende altri 5 secondi di penalità. Caspita, Advance Apple addirittura fuori dei punti. Non gli è andata proprio bene questa strategia di azzardare. Drive Trooper Tia Prince. Drive Trooper Tia Prince troppo forte. Non ha rispettato il Delta Time. E Advance Apple purtroppo ha sbagliato a mettere la hard quando si è fermato. Poi si è fermato di nuovo per mettere la soft. Quindi ha sbagliato nella selezione dello pneumatico. Diciamo rientra in un modo o nell'altro, perché adesso questa safety car ricompatta tutti, le penalità poi faranno il loro corso nella, sotto la bandiera a scacchi, ma è una gara così just for fun per testare il gioco, quindi non credo che nessuno si preoccuperà troppo, diciamo, sicuramente no, si legge dalla sessione no, Tia Prince. No. Uscita da curva 3, l'abbiamo intravisto sulla destra mentre passava Kaisermatt dall'onboard, ecco, di Stefano, esatto, visto adesso. Ma ti ho portato io sfortuna perché l'ho tifato e vabbè. Mi spiace, Tia Prince, non volevo. Se ti vuoi incavolare con me, scrivimi sulla play. Poi risponderò, dai. Però lo avevo Lope, volevo fare la. Quindi era in sesta posizione. Si è ritirato che era in sesta posizione. Quindi a posto per la sua serata. Buonasera, Lore, dalla chat. Dicevi, Andrea, Lore. Volevo replicare la Lope in ski move in Stati Uniti. 2019 non ce l'ho fatta. Ci dica che cosa è successo, che io non ero presente ovviamente. Ah, una strategia da. Ma pioveva, fantastica. Monta tutte le gomme che hai. Sotto safety car 8 soste. Monta tutte le gomme che hai o pesca 25 carte. Tanto Re che si è fermato. Con intanto magari anche un più 4 di tanto per penalità, sì. Giusto per. Ci sta. Lì davanti, ricordiamoci le vecchie gare dei primi anni 2000, quando Schumacher vinse nel 2004 con 4 soste, o anche in Ungheria 98, che è considerata la gara delle gare, però i tempi sono un po' cambiati, non siamo tutti Schumacher, giustamente. Vincere con 4 soste, ragazzi, è tanta roba. Con questa seconda safety car i primi tre non si sono fermati, quindi di Legge, Andrex e Daniele Pei proseguono con rispettivamente 11, 11 e 13 giri sullo pneumatico. A livello di penalità i primi tre hanno 3 secondi di penalità di Legge e Daniele Pei. Poi troviamo Re che sì, si è fermato, ma ha montato la gomma media, forse non aveva altre gomme soft o forse anche lui si è sbagliato nella selezione. Alessio Fiorino invece, che anche sì, si è fermato insieme a Kaisermatt, ha montato la gomma soft nuova, ma anche Alessio Fiorino ha 3 secondi di penalità. Sesta posizione per Kaisermatt, anche lui su gomma soft nuova. Sdem in settima posizione, ma con 11 secondi di penalità ha una gomma soft utilizzata da 3 giri. Tanto la telecamera non ha aiutato, avevo visto Long arrivare a cannone. Long che si è fermato e non ha penalità, quindi tra le varie penalità possiamo già piazzare un Long. Tocca ferro, saresti in quarta posizione così tocca non ferro. Succede nulla. Mi sa, esatto, che 4 giri. 5 giri sono veloci, ma sì. E che succederà di tutto in quei giri, perché tutti vorranno tutto e quindi Però ragazzi, notate una cosa, possono arrivare tutti a punti, quindi come l'altra volta praticamente. Sì, va bene, quindi... esatto, ci fosse una classifica non nessuno sarebbe triste, però non ce n'è, sarei ultimo. Oh no, ma dai, ma non ti puoi volere tutto questo male tu, su, poverino. Ma sì che sei forte, dai. Beh,
anche perché se sei ottavo nel suo campionato, quindi e glielo faccio apposta. Il problema è che lui si allena nelle ultime 5 gare, tutto il resto della stagione glielo faccio apposta, così faccio i magheggi con la DG che non mi mandano. giusto è una tattica pre-gara per vado in retromarcia per tutta il prestagione, poi per iniziare il campionato. Ah no, ah, ho capito adesso che si va avanti. Non... Ma guarda un po' il setup. Tanto spegni le luci, la safety car, scalda le gomme di legge. Magari metti anche l'intermedio, le full wet sull'asciutto, che ti avvantaggiano sicuramente. Quindi spero che tu non l'abbia mai fatto, più che altro. Iniziano quindi a riportare in temperatura le gomme, soprattutto la carcassa a banda gialla, la media, che starà soffrendo per di legge. Andrex, Daniele Play e Re. Ultima curva in questo momento per Luigi Legge, va sul gas, riparte il Gran Premio di Russia, terza social race su Formula 2021, è partito malissimo Daniele Play, subito incalzato da Re 97195, forse lì davanti arriverà l'attacco della parte di Andrex nei confronti di Legge, non penso riuscirà a guadagnare di scia altri due decimi, rapidissima la Ferrari Daniele Play che si difende egregiamente sul Re. Vediamo se Re ci prova, no, non sgondola, ci si fa vedere, ma poca roba. Dall'esterno poi di curva 3. Si infila forse anche Alessio Fiorino, trova il varco all'interno, una spallata per aprire la traiettoria da Daniele Play, ormai ha il vantaggio di traiettoria, è riuscito a concretizzare con questa spallata Alessio Fiorino e non perde la coda di Re. Caspita ragazzi, c'è una bella lotta. Sì, adesso veramente tutti quanti vogliono prendere le posizioni lì davanti, anche se una penalità non importa, non gli interessa molto. Potrebbe esserci della lotta tra Andrex e Re fin da ora, poiché Andrex è uscito male dalla 12 e allora Re si tuffa in scia, ma non credo basti ad affiancare la McLaren. Si affaccia negli specchietti della vettura inglese, ma nulla di fatto, lì dietro un po' di lotta con Kaiser, ma all'interno di Alessio Fiorino, bella la mossa di Matteo Geraci alla sua seconda Daniele stagione Play quest'anno su Formula 3 Team. E Daniele Play sì che ha perso, è Daniele Play, ma vi correggi anche, incredibile. E Kaiser un attacco passato Daniele Play, non Alessio Fiorino, grazie mille. Scambio alla penultima curva tra Andrex, si infila questa volta anche Alessio Fiorino, Andrex che è andato largo la penultima curva perché Re si era infilato all'interno, grazie di legge per provare a scappare, ha già un secondo di vantaggio all'incirca nei confronti di Re in seconda posizione. Alessio Fiorino adesso dovrà guardarsi dal rientro di Andrex ancora in scia, staccata di curva 1 dove non succede nulla, succede qualcosa invece tra Stam e Daniele Play, ma che va all'interno, chiude anche lui il suo passo nei confronti del pilota della Ferrari, purtroppo in questa seconda media sta sprofondando nel gruppo. In questo momento Kaiser Matt se la sta giocando per il podio, perché è un secondo e 6 da Alessio Fiorino. E quindi Andrex andrebbe in seconda posizione, considerando anche 3 secondi di penalità per di legge. Quindi la classifica sarebbe con Re primo, secondo Andrex e poi o ma Kaiser porre. Matto di legge o Alessio Ferino. 3 secondi di penalità che arrivano anche per Andrea Lungagnani. Intanto abbiamo il nostro non Andrea facile, che intanto tira un porcone perché succede qualcosa. Non facile guidare in una fase così tirato, difficile. L'ha mezzo tirato. Assolutamente non facile, immagino, guidare in una pista del genere, uno stress del genere, soprattutto con due che ti parlano nelle orecchie. Spiace, sopra stesso andando per Daniele Play. Comunque Daniele Play, da notare che comunque nonostante tutto è molto molto corretto, vedo che lascia molto spazio agli altri, cioè nonostante cerca sempre di farlo e non è da tutti i piloti, anche nelle situazioni più concitate, quindi è una cosa che fa sicuramente molto piacere da vedere. Advanceppo e Paolo in lotta per la nona posizione, spazio al minimo per il secondo e primo punto della classifica, quindi bella questa lotta fra Haas e Paolo e Alfa Tauri. Quindi ricordiamo che Haas per ora quest'anno reale non ha fatto ancora un punto, quindi non è una cosa tanto piacevole da sentirsi dire, però vabbè, ti legge anche che uno deve cedere a Re e alla staccata della 2, sverniciato da Alessio Fiorino. Anche Andrea Lunghieri va a sverniciare Daniele Play, che si sposta all'ultimo dall'esterno. Paolo 25-53 ha tirato una grande staccata all'esterno di Daniele Play, che aveva dovuto tirare i remi in barca per evitare di tamponare Andrea Lunghieri. Lo stesso Paolo ha dovuto scartare verso l'esterno, sfruttare anche la via di fuga per non centrare il pilota della Ferrari. Settima posizione per Pierlongo, ottava per Daniele, nono Paolo, poi Advanceppolo a chiudere 10 lì davanti. Come detto, in cura 1 è passato Re all'interno di legge, poi verso la staccata della 2 è arrivato un sorpasso anche di Alessio Fiorino nei confronti di Luigi di legge, e Andrex a 2 e mezzo. Non ho capito se Daniele Play ha fatto un calo di prestazione negli ultimi due giri, oppure non so, non riesce
gestire la situazione, perché era sesto, adesso è sceso addirittura ottavo. Ecco, oh, tamponato intanto. O forse una laggata di Paolo. Okay, grande sovrasterzo invece per Paolo, che perde forse la posizione in advance. Perché Daniel Rey ha 16 giri di gomma media, sono tantissimi. Uno stint intero, ne deve fare altri due. Si aprono a ventaglio i tre. Ecco perché... con Daniele che viene sforniciato da due piloti, ma. In qualche modo deve cedere, si difende invece anche nei confronti di Advanzeppolo. È passato Paolo, Advanzeppolo che ha però all'interno alla 14 alla fine deve cedere. Daniel Rey purtroppo dal podio in un attimo è scivolato in decima posizione, ma era prevedibile in questo gruppo di piloti. Un gran peccato, sì. Peccato sì. La gomma soft nuova ha fatto la differenza. E perché abbiamo soft. Appunto anche un Alessio Fiorino secondo, che però quanti secondi ha per metà? 3 secondi di penalità, se cioè, non ne sono arrivati. No, 6. Quindi dovrebbe arrivare 6, quindi dovrebbe arrivare settimo, sesto, credo, una roba del genere. Vediamo, che anche di legge quinto, perché Alex non ne ha, Sdem, scusate, ne ha 11, quindi dovrebbe arrivare lì circa, credo, quinto, quarto o quinto. Kaiser Matteo che ha da poco sopravanzato Andrex, sta sfruttando la gomma soft Matteo Geraci, in questo momento si trova a 3,8 da di legge. E di legge a sua volta è a 9 decimili da Alessio Fiorino, quindi virtualmente a 4,7-4,6 Kaisermat da Alessio Fiorino. Deve guadagnare ancora un secondo e mezzo nei confronti del pilota dell'Alfa Romeo se vuole salire sul podio, altrimenti le posizioni che bella scordata l'uscita di Andrex, di cattiveria, di potenza, pur di mantenere la macchina davanti a Sdem, che sta cercando di recuperare per la quinta posizione, ma non so quanto gli possa convenire, anche perché 11 secondi di penalità, quindi è un po' inutile questo recupero che vorrebbe fare per questo un giro e mezzo che rimane, quindi è un po' un recupero inutile. Però ci prova la posizione in pista, se la vuole prendere, va a spostare anche un po' il muretto sul rettifilo che porta alla stacchetta della 13, sale in quinta piazza, ma come detto in precedenza perfettamente da Seba, 11 secondi di penalità, può far poco, ha commesso un errore Matteo Geraci, l'uscita dalla 14, sgondolato il posteriore della sua Alpine, quindi lotta tra le due francesine nel corso dell'ultimo giro, che sta per andare ad iniziare anche per i due piloti della Alpine. L'ho appena iniziato Re con appena poco meno di un secondo di vantaggio in confronto di Alessio Fiorino, e quindi con il DRS si avvicinerà, ma non credo sarà abbastanza. No, anche Andrex penalità di tempo di 3 secondi. Ah, mannaggia, tutti hanno preso penalità. I piloti, tranne Re, hanno penalità. Aia, che peccato. Allora va. Io mi speravo fino all'ultimo in una non sua penalità, e invece l'ha presa. Ottimista. Ah, mannaggia. Sono saltati gli schermi. Vabbè, un altro Gesù che scende. Vabbè. Curva è anche comprensibile tutto quello che sta succedendo, questi 27 giri di fuoco, perché è successo veramente di tutto. Peccato, perché era appena arrivato sotto a Kaiser, ma quindi se la potevano giocare in pista. Un Kaiser che ha dovuto completamente aprire la traiettoria a curva 2, poi che si era definitivamente lanciato Andrex, quindi per evitare il contatto molto sportivo Kaiser mantenne a correggere la sua traiettoria, un po' un dive bomb da parte del pilota McLaren, ma manovra decisamente da ultimo giro. Restiamo con questi ragazzi ancora per qualche metro, con Andrea Lugliani che va nella seconda zona di DRS. Sono rimasti solo loro per la lotta, prova ad infilarsi anche Paolo, ma abbastanza lontano, quindi dovremmo avere solo il sorpasso di Vierlong in confronto di Casemate, però a sua volta il DRS vediamo quale nella stazione della 14. Nonostante il famoso non ha abbastanza velocità, e purtroppo nulla di fatto, andiamo lì davanti con Re Simone Violo, che poi succedono cose, succedono traversi. Nel mentre Andrea che Simone Viola, pilota del giorno, va dentro all'ultima curva, vince questa terza social race su Formula 2021 davanti Alessio Fiorino, di Lecce sotto la bandiera a scacchi, ma poi attendiamo le penalità, con di Lecce secondo per soli 95 millesimi in confronto di Alessio Fiorino. Poi Sdem che scivola in molto indietro, addirittura in una posizione per quegli 11 secondi di penalità. Allora Re, di legge, Alessio Fiorino, Andrex e Kaisermat per soli due decimi. Abbiamo visto qualcuno che si è mezzo girato, chi è che era? Credo il fantomatico schianto dell'eroe, mi era sembrato un Alfa Tauri, non vorrei che sia proprio il qui citato Long. È lei che fa cose sotto la bandiera scacchi. Io non c'ero, e quando guido dormo, quindi... Ma il pilota del giorno chi è? Vogliamo saperlo. Ah, no, Advanced Apple. Attenzione. Bene. Beh, Andrea, a volte dorme di più lo sveglio che il dormiente, quindi... Cheat. Chi dorme cheat. Non piglia pesci, se vogliamo continuare così. Abbiamo tutta la sera, nessun problema. Non posso né scendere né salire, ecco, né scendere né salire. Sul podio, tutti hanno penalità, non voglio scendere tra di loro. E invece dall'alto festeggiano i primi tre classificati
per questa Social Race che ha fatto questa terza Social Race, sì. Questa terza Social Race che è stata una gara tutto sommato divertente, per quanto un circuito della Russia di Sochi e la prima edizione che si è svolta nel 2014 no, a me non è mai piaciuta, però è stata una gara divertente tutto sommato, con tanti sorpassi del Tia Prince che fino all'ultimo ha sperato in un suo sesto posto, però peccato che non è poi andata bene per lui, ecco, poverino. E quindi abbiamo anche un bel podio anche di Alessio Filino al debutto, quindi anche questo sicuramente incide molto e pesa molto, ovviamente in senso positivo, quindi bel podio anche appunto di Alessio Filino. Andrex appunto, anche lui che poteva farlo, ma purtroppo si è preso 13 secondi di distacco, e penso compresi, cioè di distacco, ovviamente più la penalità e tutto, però comunque quarto, quindi abbiamo terzo e quarto dietro proprio a Re e Di Leggio, quindi i primi due, abbiamo proprio Alessio Filino e Andrex, quindi due debuttanti, quindi complimenti anche a loro, proprio due, proprio loro due che hanno fatto un'ottima gara. Molto bene, poi via via tutti gli altri: Kaiser, Paolo, Advance, Dier Long, Stem, e Daniel, per chiudere i 10 al traguardo, purtroppo ritirati come detto in precedenza, Tia Prince, Gianluca, Occupato, Speri e Matti Puzzo. Tutti questi piloti speriamo di rivederli il prima possibile in un'ennesima Social Race, speriamo anche magari qualche ragazzo in chat che vuole unirsi, vuole affacciarsi sul mondo di Formula Italian Team. Il sito è sempre lo stesso, www.formulaitalianteam.com, c'è la sezione dove ci si può presentare, e poi le varie categorie, essenzialmente F1 Social Race è la sezione che può interessare a voi se volete correre in queste gare amichevole, così per capire il gioco, capire soprattutto i limiti, aiutare lo staff a stilare poi il regolamento che accompagnerà i campionati in partenza nei primi di ottobre, immagino, verso la metà di ottobre, insomma, con il ritorno del freddo. Crediamo, poi non saprò. E abbiamo un Andrea Longagnani stasera che fa versi a caso, così. No, vabbè, no, non l'ho fatto a caso. È una presenza molto piacevole, ovviamente. Però. Ma lo sapete che ci sono 23 gare quest'anno? Lo sai, qual è il problema? Le piste verranno rilanciate, lasciate un po' una alla volta. Le nuove piste, cioè Imola è la seconda del calendario. Ma tu lo stai dicendo in senso di sofferenza che sono 23 gare o di piacere che vuoi farle? Credo un po' entrambi. Ah, ok, aia. La tua pista preferita qual è, Andre? Messico. Oddio. La peggiore, che invece quella che odi di più? Monte Carlo. Allora andiamo d'accordo, perché la mia preferita è Spa, la più odiata in verità è Sochi, però anche Monte Carlo, quindi andiamo per metà d'accordo, ci sta anche, dai. Quindi ringraziamo gli organizzatori di Monte Carlo e buonasera, grazie mille. Va benissimo, dai. Siamo quindi in conclusione, io ringrazio Andrea Lungagnani per aver corso e per averci anche aiutato con qualche feedback interno alla gara. Esatto. E figuratevi. Con le sue soste innumerevoli, sono state infinite anche le sue soste. E se non mi sbaglio, Monza hai fatto entrare la safety car praticamente quando il traguardo era tagliato da tutti, quindi complimenti anche per quello, ovviamente. Boh, a Monza non ci ho ancora capito adesso che stava succedendo, quindi grazie a tutti, buonanotte. Grazie Andrea, un ringraziamento anche a Sebastiano Blancardi per il commento. Buonasera Seba. Buonasera, grazie a voi ragazzi, mi sono divertito molto come sempre, fa piacere ovviamente commentare queste gare, anche che sono gare social race, ovviamente gare comunque diciamo così di contorno, per spezzare un po' anche la monotonia magari estiva, comunque anche per tenerci un po' in allenamento, vedere appunto debuttanti nuovi, cominciare a definire e ridefinire i valori in campo. E quindi grazie a tutti, buona serata, buonanotte, ci vediamo, se non mi sbaglio la prossima Social Race è il 27, giusto? Non credo sia stata ancora definita da calendario, avevo però letto, forse sbaglio sito, io, però, può darsi che sbaglio io, comunque sì, nei prossimi giorni sicuramente, sto andando a vedere, sul calendario non è ancora previsto nulla, magari qualche insider ha già rivelato la data, però va bene, diciamo i giorni più o meno sono quelli. Poi fate finta che non ho detto nulla, che va bene. Taglia, ci stanno tracciando, taglia. Va bene, dai. Molto no, bene. Era il 22-7, non il 27. Vabbè, lasciate stare, intanto sbrago anch'io, quindi ci può stare. Va bene, allora anche da parte di Raffaele Lali per voi Roche è tutto, ci vediamo sui social, sempre Formula Italian Team, Instagram, Facebook e Twitter, siamo davvero ovunque. Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte. Ciao. Buonanotte.